sinergia ed eccellenza. Su questi valori si fonda la Piazza del Gusto, la Due Giorni, che è iniziata in Piazza Grande. Hanno risposto in tanti, sia gli aretini sia quelli che sono i diversi aspetti all'interno di Confcommercio, che si sono dati appuntamento in Piazza Grande. Le eccellenze, come detto, del territorio non solo in ambito gastronomico ma anche culturale, come ha ricordato il sindaco Ghinelli, perché proprio in questa Due Giorni sarà possibile visitare non solo Piazza Grande ma anche una delle bellezze artistiche della città di Arezzo, come il Palazzo di Fraternita. Confcommercio crede ad un progetto di sinergia per questi tipi di eventi, degli eventi mirati a visualizzare e a valorizzare quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio. Le eccellenze sono fatte di prodotti, di cibi, ma anche di grandi professionalità che trasformano le nostre materie prime in pietanze eccellenti. È un grande progetto che ci porterà veramente a saper apprezzare quello che il nostro territorio riesce a fare. Non è secondo a nessuno, sono delle ricette, delle pietanze veramente straordinarie. La Fraternita ha aperto le sue porte, oggi e domani saranno a disposizione appunto di chi la voglia visitare, quindi sarà davvero una bella festa, insieme all'amministrazione, insieme agli operatori, e la Confcommercio è in prima fila per cercare di mettere tutti in sinergia. Il tempo ha aiutato questa iniziativa, della quale ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto farne parte, tutti gli operatori che hanno voluto farne parte. Arezzo è la città della cultura e anche la cultura dei sapori in questo caso. In questa giornata bellissima, piena di turisti, c'è veramente un'atmosfera divertente. Piatti squisiti che vengono dal nostro territorio e che consacrano Arezzo non soltanto a capitale della cultura, ma anche a capitale del gusto e dei sapori.